Il piano strade che andiamo a presentare stamattina, 2023-2024, riguarda tutta una serie di interventi diffusi sul nostro territorio, quindi in centro così come nella periferia. Esso è costituito da investimenti da fondi comunali per più di 3 milioni di euro, da interventi fatti con il cantiere comunale, da patti di collaborazione con i cittadini e da ripristini fatti dalle aziende che hanno scavato sulle nostre strade. Più importanti di quelle fatte ricorderei via Sette Valli, via Gregorovius, Trattati di Roma, la Corcianese, la Pievaiola, la Bonucci, la Borgioni, che sono gli assi viali più importanti della nostra città. Tra quelli da fare ricorderei via delle Fascine, citerei per esempio la Braccesca, la strada tra Ponte Pattoli e Casa del Diavolo, o la strada ad esempio Ponte Felcino, Ponte Pattoli, il tratto in particolare fino a Villa Pitignano. Eccoci, nel tempo consentito di andare a implementare e quindi di passare da 1,5 milioni della precedente consiliatura a minimo 3 milioni dell'attuale consiliatura. E credo che queste risorse riusciremo anche come comune nei prossimi anni ulteriormente ad accrescerle, perché ecco, anche nel 2024 finalmente riusciremo a venire fuori da altre nostre oramai annose criticità, quale quella dei derivati, quella dei BOC, così come finalmente se andremo a superare anche tutta la storia del disavanzo tecnico dei 35 milioni di euro, andremo a chiuderlo, quindi lasciandoci alle spalle anche questa ulteriore zavorra che ricordo si traduce per il comune in 1.200.000 euro l'anno da mettere da parte proprio per rientrare da quel disavanzo.